Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. E mentre la fine di questo funesto 2020, annus horribilis, si avvicina, è possibile forse scattare una fotografia che ne immortali l'essenza. Immaginatevi allora miliardari cosmopoliti della shooting economy, l'economia che ormai vive nel confinamento e in forma telematica. Immaginate cosmopoliti multimilionari del commercio digitale e cinici speculatori finanziari che lucrano anche più di prima. I dati parlano chiaro. Con i confinamenti domiciliari coatti e con il nuovo terrore legato alla narrazione del Covid-19, non siamo tutti sulla stessa barca, come pure Bergoglio ha ripetuto. Niente affatto. Loro, i signori del capitale, big business e no border, non soltanto galleggiano meglio di noi, ma addirittura si arricchiscono e potenziano i loro già cospicui fatturati. E intanto immaginate la popolazione dei ceti medi e delle classi lavoratrici là sotto in basso che sta a languire, rinserrata in casa, terrorizzata dal circo mediatico e dal clero giornalistico all'idea di contrarre il virus, di finire con il tubo in bocca tra atroci sofferenze e impossibilitata spesso a lavorare e sempre a esercitare qualsivoglia forma di protesta per rivendicare i propri diritti calpestati in nome della lotta alla diffusione del virus. Immaginate, se volete, un'altra fotografia di fine anno che credo possa immortalare con una certa precisione ciò che è accaduto in questi 365 giorni che costituiscono l'anno che si avvia al tramonto. Immaginate il patriziato globalista che è dominante e rifiuta ormai di condividere, non dico i medesimi spazi, ma perfino la medesima aria con la vile plebe subalterna, reietta e appestata. Se ne ebbero già in fondo alcune immagini in anteprima nell'estate del 2020, allorché, ricordate, sui rotocalchi patinati apparvero foto che raffiguravano sontuose feste nelle ville del patriziato cosmopolita. Feste nelle quali il solo a indossare la mascherina era puntualmente il cameriere. I convitati, per parte loro, si godevano il lusso dei giardini e delle serate baldanzose, protetti dalle mura di cinta che li separavano dall'inferno delle plebi, degli appestati e degli untori. A colpi di lockdown e di distanziamento sociale, ormai è chiaro il progetto, vogliono sterminare i ceti medi e le classi precarizzate, in un vero e proprio genocidio economico organizzato. Aveva ragione Sanguinetti quando nel 2007 diceva: i padroni ci odiano e non lo nascondono. È proprio così, ci odiano e faranno di tutto per annientare le basi minime della nostra dignità e della nostra esistenza. E lo faranno sostenendo la tesi della pandemia infinita. Se la pandemia è infinita, infinite saranno le misure di emergenza e definitiva diventerà la società rimodellata secondo i parametri del new normal, come lo chiamano. Proviamo allora, in definitiva e come ultimo gesto, a vedere se riusciamo a liberare qualcuno dal lockdown cognitivo permanente. Avete notato che sono sempre assai vaghi sui tempi di permanenza delle norme sul distanziamento sociale? Avete notato che già stanno suggerendo che suddette norme non se ne andranno nemmeno con l'arrivo del vaccino? Riflettete su quello che sta accadendo. Dicono che è una fase di passaggio, dicono che è l'emergenza, e intanto sembra davvero che questa emergenza sia già a tutti gli effetti la nuova normalità. Radioattività con Diego Fusaro.